Comunque mi ha detto che anche il poli è pronto. Salve. Salve. Cioè, aspetta che tiriamo fuori due mezzi a che facciamo di far vedere in live. Ma... Ma che cazzo? Oh. No, cosa mi è successo a sto schermo? Ma perché quando avvio la live succedono sempre robe? Cosa è successo? Cosa è successo? Ah, rubata. Forse così. No. Oddio. Questo. Ma che è successo? Ma perché c'è questo coso? Sto a posto? Sto a posto, sto dando un occhio. Ok. Ciao Francesco, ciao Daniele. Come va la pompa? A posto. Vai, attivala, vediamo. Sera e acqua. Dovrebbe andare. Sì, dai. Sì, volevo vedere se riuscivo a aprire il coso per controllarla.
Ci sono nuove divise? No, nuove divise, no, a parte quella del dirigente. Il suono creiamo noi. Aspetta che attivo la pompa, guarda, Ah, controlliamo gli autoprotettori sulla Due, pesce. tre. Sì, vai, vai, controlla, controlla. Quindi schiacci qui, tac. E si attiva. Questa è la nuova PS e in settimana arriverà quella nuova nuova. Questa Allora, dove sono? va? Di qua? Va la pompa qui. Prova. Vediamo. Ok. Sì, dai, dovrebbe muovere. Ma a posto, a posto. La PS la vedrete. Non si può svelare tutto. E Perfetto. anche il poli sarà un po' il vecchio cara 190. No, no, non ve lo dico, non ve lo dico. Vedrete, vedrete. Sì, no, ma in teoria lo teniamo come seconda partenza. Cioè, dobbiamo decidere tra Actros o Stralis, però mi sa che teniamo questo. Perché l'Actros è sempre un po' più grosso. Cioè, dà più idea di APS. Prova i lampeggianti. Prova i lampeggianti dell'Actros. Un po' sporco, un po' zozzo. Sirene? Prova le sirene. Io non le sento. No. Aspetta. Aspetta, provo a uscire. Senti? Ok, adesso sì. Non ve lo dico che APSM. Sì, siamo solo noi tre stasera. Manca un po' di gente. Vabbè, dai, sabato ci sta, è anche festa. E facciamo quello che riusciamo. Ma cos'è che è acceso? Aspetta. Cos'è che è acceso che ho visto una luce assurda? Ma cos'è? Sbaglianti. Ah. Il problema è che non vanno da qui. Oh, vado a fargli vedere tutti i mezzi, almeno sono contenti, arrivo. Ma io sento forte. Vi faccio vedere tutto. Ho visto una perla in questo distaccamento. Quale, Raf? L'APS sì, arriverà penso lunedì o martedì. Magari anche già domani. Sì, penso anche già domani. Allora, Scania. Classico Scania. Poi, autoscala, solita autoscala. Poi, sì, adesso ne arriverà. No, ho sbagliato, scusate. Ne arriverà anche un'altra, avremo due partenze. Il poli che sistemeranno, e anche questo qua sarà sistemato. Poi,
Vabbè, Bulldozer non lo faccio vedere, il Ducato, quello che avevamo anche prima. Poi, Ranger, Boschivo. Poi. Vabbè, la PS, il Renegade. Il Defender. Classico. Poi. Vabbè, il pianale, il VM. Il pianale non ve lo faccio vedere, il VM sì. Poi basta, questi sono tutti i mezzi. Nei prossimi giorni arriverà un'altra PS come prima partenza, mentre l'Actros diventerà seconda partenza. Ma cos'è questo? Ah, qualcuno mi sa che ha buttato qualcosa. Ma il Defender senza telaio non era meglio. Ah, senza dietro. Vabbè, il SAF ci sta. Guata. Un po' Ah, posso. Fatto vedere a tutto, a tutti i nuovi mezzi. Però perfetto. non svegliamo quale sarà la prima Non partenza. svegliamo, esatto. Cioè, che intanto io volevo provare a fare una roba. Arrivo. Ciao, andiamo a fumare un po'. Ecco. Non lo so, Matera. Sì, prova, tanto. Prova a scriverlo in chat. Oppure se ti chiamano, digli che sei a posto. Ciao Nick, grazie mille del follow. Grazie, caro. Ciao. Oh, una bella siga, tranquilli. Volete vedere qualcos'altro? Volete vedere il distaccamento? Oppure lo conoscete? Volete vedere qualcos'altro? Ah, sei tu! Ma che cazzo? Bravo, iscriviti anche sull'altra piattaforma, quella rossa, allora. Oh mamma mia, si sono ammazzati. Bravo, bravo, farai carriera presto te. Allora, io direi di bere. Beve mentre fuma. E poi direi che possiamo prendere l'Actros e andare magari. Grazie, Matera. Oddio, si cala. Ma cosa fai? Ti addestri SAF. Vai, vai, portalo su, pop. Guarda che bello, va che bello. Ah, grazie, sì, ci sta, ci sta.
Sì, adesso andiamo. Carcanù. Tra un po' dovremmo andare a prendere qualcosa da mangiare e da bere. Eh sì, mi sa anche a me. Va bene, aspetta che smonto tutto il cinema qua. Polo in servizio. Ecco, è arrivato il ruolo. Buonasera, ruolo. Oddio. E mo come fai a scendere? Oddio! Ma... Come fai a scendere, mo? Ti devo prendere con la scala? Oddio, lo devo salvare con la scala, mi sa. No, arriva, arriva. Sì, adesso usciamo con la partenza. Tempo che parte l'aumento che mi servirebbe no, non posso farlo. assurdo, forse lui può farlo. Simone, te lo dico subito. Dovrebbe Barzon, Barzon, Barzon. Cosa? Cosa? No, neanche lui può farcela. Ora aspetterò Carlo. Posso far niente, io non posso far più niente, mi hanno degradato in tutta me. L'unica cosa che posso fare in teoria è il corso di sala operativa. Se viene estratto me lo può fare lui. Non so neanche se Sì, posso no. fare le patenti. Sì, quello sì. E poi non ho ancora capito cosa dobbiamo chiedere fare. Ma il corso base? Ma... Ma allora oggi abbiamo fatto il SAF stamattina, cioè oggi pomeriggio. Ma per il corso base bisogna fare anche il SAF, no? Cioè solo la Sì, di... patente e il GOS. No, il GOS è il SAF di primo livello. Ah. E il SAF di primo livello lo fai. No, lo fa stretto. Tutto lui, oh. Su. Carcano. Ehi. Senti, io qua sto bestemmiando con la timbratrice, che ID sono? Mo te lo dico. Uè, ruoppolo. Grazie. Ma c'è Da scritto? vigile, grado da vigile. C'è scritto poi. Esatto. Se tu vai sotto organigramma c'è su ID. Aspettate, ma c'ho te cardine, mi state a parlare un attimo solo. Allora, dove sei? Sei il 19, Davide. Ok, un attimo, era meglio quell'altro di timbrature, mannaggia. Lo so, adesso non calcolava più le ore, quindi abbiamo dovuto tirarla via perché sennò non era un casino. Boh, ma sto Ok, dove hai qua. inviato il modulo? Andiamo a far Baldoria? Sì, aspetta che voglio vedere Andiamo a se può. Zoccole. Senti, ma la polo va messa No, mi grigia o... dissocio. La polo va messa Sì, grigia grigia adesso tu o... puoi Mamma metterla. mia. Ci ha azzeccato. Ma scusa, ti stavo dicendo, Carcano, ma il corso Dimmi. base non fanno mica la parte teorica, poi la parte pratica con incidenti, Ma quello incendi. l'hanno già Ma fatto. Le quando? posso le posso le abbiamo già fatte. Ah, sì. Sì, le posso, sì. Oh. Beh, comunque morale I non va. Non... dirigibili, i dirigibili.
dirigibili. Dirigibili. Cosa è dirigibile? Ma ne ha messo uno in pietra centrale, è dirigibile. Ma come? E dopo vi porto a vedere. Vado a L'ultima volta che ho visto un velivolo schiantarsi ero in polpen e c'era Gallo alla guida di quel velivolo. Esatto. Quindi andiamo a fare un 2-6? Andiamo. Andiamo con la prima? Sì. Maronna, ma guarda che capelli, devo capire che barba c'avevo in polpen e che la devo rimettere. Mamma mia. Passa un attimo al centrale che vi faccio vedere il dirigibile. Un funzionario che sta dietro non si è mai visto. Esatto, beh, neanche davanti. Neanche davanti. Un funzionario in partenza non si è mai visto. Esatto. Scusate, ma di prassi il funzionario dovrebbe starsene in ufficio a grattarsi le palle con l'aria condizionata, o sbaglio? Ecco. È quello che facevo io, almeno, poi. Non so come... Vabbè, Ruopolo, tu sei un caso a fare. Oh, senti, io qua, là c'avevo in gestione la baracca con il signor O'Connor. Pazzesco. Io giravo con la mia 159, ogni tanto vedi, fermavo anche qualcuno. Lì, anche sta storia che al Nigan non chiamano, ma vabbè. Guarda, è la stessa cosa, a voi non vi chiamano per gli interventi, a noi non ci chiamavano per le traduzioni, stessa roba. Che bello. Ma come? Noi nei CC chiamavamo 6 volte. Quando funzionano bene le cose. Voi, la polizia? Infatti prima. Quando andava bene, guarda che ho fatto molte più traduzioni dei carabinieri, quando c'era il colonnello amico nostro. Colonnello primo. Ma cosa c'ha sto lampione qua? Top number one, il colonnello. Anzi, se c'è i contatti, di che c'ha della gente che lo stima anche nell'ex colonnello. No, non c'è più, doveva essere lì, non c'è più. Guarda questo. Pirla! Ma questo è ubriaco fradicio, ammazzatela le botte, guarda. Ma che sta a fare questo? Posso scendere e dare una sedia in testa? Parcheggia! Oh, ecco il dirigibile, maronna! Dove sta? Qua dietro, sta sopra il tetto. Oddio, sì! Maronna di Simone, aiutaci tu! Ma cade? Aspetta, andiamo un po' più indietro. Manovra buca. Non c'è più! Non c'è più, è scomparso, scomparisciuto. Vai avanti. Non c'è visto. No, non c'è più. No. Ma questo sta ancora qua della Mario? Ah, è lui che vende la Dacia. Comunque, te la puoi tenere quella merda di macchina. La Giulia Super verde oliva. Ecco, Cardina, arriva avanti. Non ho copiato. Cardina, ti andiamo a prendere. Bene, dici. Andiamo a prendere Carlino e poi andiamo a fare il 2. Sì, è bella. Fatto la 1300 verde. Vabbè, come seconda partenza ci sta, dai. Io invece la voglio tenere bianca. Guarda questo senza target. Sì, gliel'avevo già sequestrata a questo. È mio amico. Almeno che non l'avevo tirato sotto. È mio amico quello lì. Un attimo, grazie. Ma no, guarda che il veicolo. È più semplice tirarli sotto gli. Guarda, se vai, Leo, se vai 5 minuti fa. Maronna, aiutaci. Chi si spara? Ma che cazzo? È matto questo. Se vai 5 minuti fa indietro del video. E ha lasciato pure un uomo steso a terra. E esatto. Questa si chiama missione di soccorso. Vabbè, andiamo a prendere Carlino. Sì. Dre, Carlino. No, ma non faccio niente lì. Ti stavo dicendo, se certo, vai indietro di 5 cazzata, minuti circa, ho fatto vedere tutto il parco mezzi. Ce l'abbiamo 5-10 minuti fa. Sì, ma in teoria noi siamo. Guarda, live regolarmente non lo so per perché io. No, però io dico. Ho iniziato a lavorare, caso, sono abbastanza impegnato in questo periodo. Quindi, soprattutto possiamo... maggio sarà un mese abbastanza pesante. Quando riesco lo faccio volentieri, assolutamente sì, tipo stasera o il venerdì o il sabato sera che riesco ad avere un attimo di tempo, ne faccio volentieri. Controllo. Don Gino! Un attimo, eccomi. No, non l'hanno sistemata. Ma che cazzo ci fa in braccio? In braccio a... Ma chi sono in braccio?
E comunque Raf vedrai tra qualche giorno, domani o dopo, che nuova PS arriverà. Vedrai, vedrai. Cioè andiamo al vanilla, fai 2-6? Dopo Sì, ci sì. mancherà solo Vai. un'autoscala decente e una gru, che la gru sarà impossibile però. Ma quella senza una porta! Ma è quello che ha sparato? Eh Ancora sì. qua sta. Assurdo. Oh, c'è una pistola qua. Scusi, ho sbagliato muscolo. Vabbè. Dove sto andando? Vabbè. Non puoi dirgli a uno. Ma mi sa che no, non c'è Ciao. Ciao. Ciao, non c'è nessuno. nessuno. Ciao. Mi sa proprio di no. Ma che cazzo. Ostia. Andiamo all'ostia. Andiamo all'ostia. Quasi quasi. Ostia. Andiamo Carlino, vieni, non c'è nessuno. Va che merda. Poi io Qua stai salvo. voglio andare a vedere la vigilanza, poi. Che vigilanza. La vigilanza. Ucci. Occhio! Porca. Mamma mia. Vabbè, al massimo Vabbè, se chiamavamo lì vigili del fuoco per un incidente. entravamo dentro a questo già Ma nella non realtà, bastavano i io ho soldi che fatto una abbiamo. chiamata per forza di entrare, Esatto. se dovete andare a bar come avete fatto voi ora. L'ostia Sansa è te la villa. No, No, solo il diciamo cammino. di no, non si Te lo cambio io. può Vai, vai. Però mi sa che devo togliere io lasciare il da vino. casa. Sì, tira via, tira Allora, tu. se Vai, rientri da un vai. Vai. intervento e magari c'è un bar Ah, oppure gli qualcosa, ti vuoi excluderi. prendere un caffè o una bottiglietta d'acqua, lì dipende un po' dal capo partenza. Però posso dire, Cioè, proprio bella sta casetta. Però non è che puoi andare nei locali così. Più ex FDO in questo camion che nel resto. Esatto. Due ex dirigenti della Polpe. Un ex appuntato dei C. E basta. Ti ricordi quando Davide, quando t'avevo chiamato perché c'era quello che si era vestito da pompiere? Sì, quando te l'ho portato sempre in orecchia, dentro in caserma. Poi mi Guarda devi che spiegare alla. come faceva a prendere fuoco il carcere. Vuoi saperlo? Buonasera Nardi, entra in servizio. Oddio. Dov'è Carlino? Vabbè, Nardi aspetta un attimo in Carlino? camera. Ma Carlino? Capanardi. Carlino? Carlino? Mi sa che è proprio di Raff no. magari è un po' Ha più fatto muso, preciso non di c'ha niente me nel camion. facendolo di Ma no. lavoro, magari noi volontari siamo un po' più Comunque, stavo a dire, di ma guarda che in Polfen guai un po' più sbragati, a tra chi insultava i virgolette. pompieri, c'era direttamente il licenziamento. Però sì, cioè vabbè, non è vietato. Ovviamente non è Poi che io devi l'altro giorno star mi sono lì anche indisposto a con la contarla pasta sua fare, sporca cioè bevi il dopo aver caffè, fatto o quella prendi una figura. bottiglietta d'acqua, prendi, rientri, Io fine della poi, quando storia. sei Anche andato il colonnello là ti puoi dei sedere. carabinieri, ho avuto un sacco di discussione con i carabinieri invece. Sì, ma Non poi l'ho sono visto. arrivati anelli, Uno, sì. Però appunto, qualche tenente, uno mio tenente l'ha minacciato di tirare una sediata in io testa siete se non fuori? rimpeccavo. Ma? Sì, Sì, in Nardi ci ha realtà. chiamato a fare due K giri all'ostia, poi ci ricevuto. fermerà. Ma sai che vuol dire tante discussioni di rapina? Tante, No, tante. ma io recentemente l'ho avuta con la polizia. Sì. Ma perché su un intervento gli Ma avevo guarda chiesto questo. di chiedermi la. Mi fa, ma noi mica siamo qua, possiamo aspettare lui. Gli ho detto, Ciccio, questo è il tuo lavoro. Ma se c'eravamo noi della Polpen, stavamo lì dalla mattina fino alla sera. Ah, sì. Minchia, incidenti sulla pontina, arriva la Polpen, non però, no problem, ma ci stiamo noi. Ma perché Migliori l'hanno tolta? siamo noi. Perché
Magari poi te lo spiego in un'altra sezione. Anzi, spungati in applicativo che te lo spiego. Ok. Carcano, chi fa la centrale? Tu o io? Come vuoi. È uguale per me. Ma qua, occhio, 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 occhio. Allargati, allargati, dai, dai, dai. Allargati. Ma che cazzo? Ma che so, guardia inculate? Ma no, fermati un attimo, ragazzi, ma che cazzo? Ma che cazzo succede? Altro che. In corsia d'emergenza. Che cazzo vuole? Cioè, questi sono guardie giurate, mica. Mica. Sì, vai là, mettiti di traverso davanti alla macchina, va. No, no, dietro, dietro, mettiti di traverso. Oddio, metti di traverso. Ci sono dei procuratori dentro. E sti cazzo. Per cortesia, occhio alla guida. Ma che cazzo fanno? Io so già chi è questo. Posso scendere a tirare una sediata? No, ma ci penso io. A minacciare? Dov'è la sedia? Aspetta. Signori, mi perdoni, dirigente. Attenzione alla guida. Mi perdoni. Ho capito, va bene. Ci sta un operatore laggiù a terra ferito. Avete già chiamato la... Io non lo vedo. No, perché però, è appena successo. Eh no, ma non lo vedo più che altro. Attenzione perché qui la vedo, vedo molto brutta. Ah, venite un attimo dal mio collega laggiù perché dovrebbe essere là. Ah, ma chi è Barbolini? Barbolini? Uno si metta dietro, dalla macchina dietro, dall'altra parte dell'auto. Dai ragazzi, su, chi è, forza! E te, ma avete già chiamato? Vado a prendere il medikit. Sì, vai a prendere la borsa. Sì, ma avete già chiamato il 118? Affermativo. Ok. Ma che sa girare? Affermativo. No, fra un po' lo prendete te quello là. Sta facendo un pochino alterare. No, io tiro una sediata se vuoi, non è un problema. Siccome lo faccio con tutti, ho fatto con i carabinieri, lo faccio pure con le guardie giurate, mi faccio problemi. No, siete andati contro l'auto con con i procuratori addosso, non è che. Ma capirai, conosco io quei procuratori, stai. Capito, il dirigente. Quando lavora deve lavorare, appunto. Sì, no, ho capito, ma. Allora, un conto mi dice le cose in modo tranquillo, ma un conto lo dice a banco. Sì, un altro successo? Conto è fare viabilità in modo decente, perché qua mi sembra proprio messi a cazzo di te. La parte. Due coni in triangolo si poteva mettere. Adesso metto giù due coni adesso. Ma com'è successo? È svenuto all'improvviso? Affermativo. Vabbè, facciamo un controllo dei parametri allora. Sì, dai, inizia che intanto andrò a aspettare l'ambulanza. Abbiamo il monitor in sto kit? No, 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 ma attaccati solo il saturimetro. Oddio. Vabbè. No. Dov'è? È volato in cielo. Povero gabbiano. Ah, hai perduto la compagna. Vabbè, vediamo un attimo. Vabbè, la saturazione è un po' bassa, però il battito è buono. Perfetto. Probabilmente un calo di zuccheri. C'era una bustina di zucchero? No. Sì, no. Ai. Mi sa che dobbiamo aspettare l'ambulanza, forse. No, non arrivare. Certo che potevano metterlo in corsia d'emergenza per liberare la carreggiata. Beh, meglio non toccarlo. Che facciamo? Lo spostiamo noi? No, no, non toccarlo, non toccarlo. Meglio non toccarlo. Sì, ho lasciato così, aspetta, se arrivano. Oh. Dai, sembra si stia riprendendo un po'. Sì, la saturazione sta salendo. Ma dai, prova a sentire la croce rossa quanto ci mettono. No, fammi vedere qua. Eccoli.
Arrivano. Bene. Oh, fa vedere qui. Oddio, ma ce n'è uno dentro in macchina. Ma? Esci da no, terra. È quello che ha appena... Ci deve stare tutto normale. Ah, okay. Perfetto. Oggi bestemmio tra un po'. Cioè, tipo, ho visto una macchina cabrio che non è cabrio. Cioè, che sento la stat, magari mi manda una fattura per fare verità, perché sennò qua... Buongiorno. Buongiorno. Che cosa è successo? Ah, devi chiedere a quelli con la maglietta rossa. Ci siamo fermati. Che cosa è successo? C'è stato un piccolo problemino con sono qua nel suo cervello vabbè è stato tanto un piccolo problemino con il cervello sì. Ok. Allora risolvo io stanno dentro sta bara tranquillo ah no poi no tu un carcano ma tipo chi è come chi è che mi ha salutato i due cadaveri dentro la barra. Ciao, stai bene? Ciao, bravo, Caccio. Ciao, lavora, sì. Se per cortesia, se è possibile, mantenere una distanza di sicurezza dal vetro della vettura. Io oggi potrei svegliare. Io andrei anche. Tanto ormai siamo arrivati ora. Farei come Baglioni. Ecco. Andiamo. Via da qua, che sennò poi ci disintegrano il camion. Oh! Ma come cazzo questo? Ma vedi una sprangata in testa. Ma come cazzo qui? Adesso vado a occuparmene io. Ma come Bandino! Cazzo guida lei, mi scusi? Bandino! Come cazzo guida, mi scusi? Andiamo, Carcano! Innanzitutto spenga un attimino la macchina per cortesia. Come cazzo guida? Lei a quanto stava girando? A quanta velocità stava andando? Andiamo Carcano. No, volevo chiamare la Barzone, posso 150. Mettere le mani addosso? Ma lascia stare, andiamocene da qui. Andiamo. C'è un cartello con lo specifico. Sì, ma sei... Andiamo via. La riga bianca. Sì, ma sei copiato, sì, io qua. Ho un cartello bianco. Andiamo che poi metto a camminare la gente, guarda. A parte che ci hanno fatto un ok, va bene. Lasciamo a posto. Perdere. Poi quelli dell'Italsec che bloccano le strade e fanno fermare la gente. Ma era l'Italsec quella? Sì. No, sono l'Italsec che ti ehi, guardie inculate. Non sono quelli della procura. No, sono guardie inculate dell'Italsec. Ve lo assicuro al 100%. Dopo devo parlare, dovrò parlare con Barbolini. Certo la procura è calata, prima c'avevamo noi della polpa, esatto. Tutti belli con i giubbotti antiproiettili, tutti acchittati, sirene pneumatiche. Poi si sono ridotti all'Italsec e sono messi male. Ci stanno proprio un guaiate. Che poi disporsi in quella posizione manco è strategico, Se fossi un killer li avrei già ammazzati tutti e due. 15, qui è carabinieri. Ecco. Avanti! Ah, questo è l'amico mio, l'ex dirigente generale. Sì, buonasera. mi servirebbe aiuto, siamo rimasti bloccati in macchina. Sì, se mi dite un civico, ragazzi, niente pausa, ragazzi. Buongiorno. Siamo tra il civico 739 e 750. Ho contattato anche il 118 in quanto il mio collega è ferito con arma da fuoco. Io sono rimasto bloccato dentro la macchina. Un menù? Sì, un menù, grazie. Ok, 759. Okay, sì. Okay, siamo tra il civico 750 e 739. Come? Due civici. Okay. Va bene, capo, arriviamo subito. Un attimo, il collega fa la faccia. Carcano, mi dice. Ma abbiamo la convenzione? No, ok. Dai che dovremmo andare. Vai. Se no KK. Torniamo dopo. No, un Parisi. Ok, aspetta che Parisi ci c'è per caso un privé? Solo un attimo. Ranger in uscita siamo abbastanza di fretta. Perché ci servirebbe un privé? Non chiediamo solamente questo. Niente, dai, ci vediamo dopo. Grazie. Ciao. Arma vigile. Niente, ce l'ho mica fatta.
Sì, buonasera, ci è arrivata una chiamata dai vostri operatori che dovrebbero essere bloccati all'interno per un incidente stradale. Riuscireste a mandarmi una pattuglia vostra in supporto per la viabilità e se mi riprendete il civico interrogativo? Andiamo okay, su questo incidente. Ok, in arrivo. Oh, 750 il civico. Perfetto. Sì, ma raga, prima si mangia, poi si va alle chiamate. Ma l'ambulanza lì che fa Tokyo Drift. Giochiamoci i libretti con l'ambulanza, dai. Ranger in posto. Ma è uscito da solo? Bertone, no, stai in occhi viola? Stai in occhi viola, Bertone? Sì, sì, sì. Allora te lo dico in applicativo perché è molto offensiva, Carcano. Accostare, municipale, accostare. Dai, io! Municipale, accosta, municipale. Sottiletta! Vai, dai, che ci abbiamo da chiamare. Cosa avete detto? Vi ammazzo, eh! Ma guarda, che questo è un ex della polpenna. È un mio sottoposto. Capì, però se è in emergenza anche no. Lentoni, lentoni. Porca troia, mi sa che non ci dobbiamo giocare il drift. Guarda questo. Ciao, caro, tutto bene, te? No, adesso se vengo là, minchia, gli apro la testa di lì. È un mio ex sottoposto, se voglio lo faccio io. Vabbè ragazzi, allora dovrebbe essere un incidente stradale con due persone bloccate all'interno, tra l'altro una delle due dovrebbe essere ferita da colpi di arma da fuoco. Prima da Ranger. Avanti. Guarda, ci sono due soggetti, l'autista è gravemente ferito mentre il passeggero è cosciente ma non si ricorda molto. Va bene, va bene, ricevuto, guarda, noi siamo a 900 metri. Stanco dal turno, cosa che facevi tu? 118 protezione civile. Va direttamente alla corrente, saltato. Ah, volontari dei vigili, grande. Cosa avete fatto di bello? La prima supporto. Oh, dove mi metto? Mettiti. Mi metto lì, mettiti. Così. Permesso che dobbiamo passare? Abbiamo la chiamata. Io mi metterei dietro al Ranger. Mettiti dietro al Ranger, esatto. Ok. Allora Bresciani, tranquilla, tranquilla. Oddio è Bresciani. Oddio Bresciani, mamma mia. Perché non si è schianta? È entrato lei è passeggero? O riesce ad aprire la portiera? Ma che sì, sì. Aspetta. La riesce ad aprire? No. Vedo un attimo se la riesce ad aprire. Buongiorno. Chi ha parlato prima? Com'è la situazione qui? Non si apre? Buongiorno, qui ci sta l'autista che è gravemente ferito, è svenuto. Sì, sì. Mentre il passeggero, diciamo, è cosciente, non si ricorda molto. Risponde. E sono ambedue incastrati all'interno. Mi sente gente? Sì, buonasera. Ok. Adesso vi tiriamo fuori subito. Sì, più che altro il collega mio ha bisogno di cure mediche abbastanza urgenti. Quindi no, ragazzi, divaricatore. Prepara un divaricatore? Subito. Vada a piano. Per il collare c'è già o no? Il collare. Il collare l'avete già messo? No, guarda, no. Arrivati. No, andiamo. Niente, ok, dai, prendilo. Che, sì. Vediamo qua tra i vetri, vediamo. No, medico, non c'è niente perché sono bloccati. All'interno, i vetri sono, diciamo. All'interno. Ostia, hai preso il covid, cavolo. Minchia, incendio tetto, andava, sì. Che non potevamo mettere il collare. Ma com'è? No? Dai, apri la porta e poi gli mettiamo il collare dopo quando apre la porta. Perfetto. Il collega arriva, spero di sì.
Ok, perfetto. Aspetta, aspetta che ti tolgo la... Aspetta. Non serve. Ok, signore, come si sente? La... Andiamo ad aprire di là. Dove va? Dove va? Dove va? Tutto? Vieni qui col divaricatore, dobbiamo aprire l'altra. Okay, oh. Sì. Gamba sinistra no. Okay. Gamba sinistra sotto. No. Ok. Un attimo che li metto il collare. Sì. No, no, per... no, più che altro, dottore, il collega mio che è ferito gravemente, ho sentito il battito tramite il collo e non ha battito. Ma dov'è? È sul lato della guida. Abbiamo avuto un incidente, no, abbiamo avuto un incidente. Mi importa, dai. Okay. Aspetta, se non lo vediamo però bisogna... Aspetta, Dai, sai, Martinelli. 5 ore, minchia, allora andava. Eccolo qua. Ok, perfetto, un attimo che lo controllo io. Il collega, dottore, il collega è stato colpito svariate volte da... Da pistola, sì, da arma da fuoco. Ok. Comunque vigili, il carabiniere dai, qua non riesce a muovere la gamba sinistra, è incastrato. Sì, incastrato? Okay. Collega, adesso... collega, corri. Adesso prendiamo il divaricatore e la pianta. Porta tutto quello che è. Buongiorno. Riprendi il divaricatore. Il divaricatore. Raga, il divaricatore non si molla fino a quando non è finito l'intervento. Non si molla. Mia. Cosa che dici? Che dici, Barzani? Collega, e prendi subito. E il divaricatore non si molla fino a quando un superiore o un capo squadra non dice di posarlo. Si tiene sempre qui. Vai, punta qui dove c'è il montante e metti sotto il sedile le punte. Sotto qui. E divarica dove c'è il sedile. Bazzano, vado a prendere la borsa meglio, così la applichiamo il collare. No, no, perché ci sono i medici, noi non ci dobbiamo occupare di questo. Ok. Okay. Vai, allarga, allarga. Sono a 22, yeah, non accetti, sembra molto leggeri. Sì, 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 tranquillo, tranquillo. Non ce n'è qua, tranquillo. Adesso tiriamo un po' indietro il sedile, allarghiamo un po'. Collega l'ossigeno a 5 litri al minuto. Ok. Dovrebbe essere sbloccato adesso. Esatto. Un po' di compressioni perché così rimane sul battito alto. E poi dagli una sacca da 200 ml di glucosio e dagli due sacche da 700 ml di soluzione salina. Su, 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 dai, dai. Sì, sì, è tutto in borsa, tutto in borsa. Sì, però si deve anche muovere. Ok, vediamo un po'. Vediamo se riprende. I battiti tenendo le a mano rimangono, quindi vuol dire che bisogna vedere se forse ha un altro foro, e quello è il problema. Dai, dai, dai. Vigili? Adesso sì. Vigili al fuoco? La gamba sinistra è la molto più libera. Però voi teoricamente voi sapete collegare una flebo, no? Come hai fatto voi? In teoria no. Mettere una flebo no. E tenere sulle sacche almeno? Sì, 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 assolutamente. Okay, sì. E allora sulla barella ci sono tre sacche perché se le potete tenere okay. Su. Sì. Non c'è nessuno dentro. Perché così riusciamo a diluire il sangue che così ne abbiamo di più. Ok, aspetti, teniamo su. Vai, vai. Ok, perfetto, grazie mille. Intanto controlliamo da quello che vedo. Si è preso il braccio, okay. Il sangue è fermo. Il problema è che se il problema è che la pressione non si alza, vuol dire che c'è se vuol dire che c'è da qualche altra parte un buco. Quindi collega, se riesci a trovarlo, forse sulle gambe, vedo che sto sentendo qualcosa, quindi controlla il più veloce possibile. Veloce. Ragazzi, devo chiamare un'altra ambulanza via radio. Non ce ne sono, l'avviso già. Quindi ci sono io e... No, no, in realtà c'è. C'è sicuro? Sì, sì. Dai, chiama la posta. Ma, no, la chiamo io, dai, dai. Ma che cazzo è successo? Il dissocio, ma perché si è bloccato? Il dissocio. Croce rossa, vedi il fuoco? Ops. Perfetto. Intanto guarda che se provare, se provare, se provare, se provare,
e 60 respiri e al minuto, se riesci a mano, sì, perché conta lì uno. Ma io tra un po' muoio. Il pallone là. Io qua controllo le gambe, vediamo. Eccolo qua, lo sapevo che era qua. Aspettato che tagli. Ah, io devo trovare nelle animazioni. Aspetta, tagliate i pantaloni. Ok, adesso. Ecco qua, aspetta un attimo. Devo cercare portiera. Carcano, posso metterlo via o lo tengo ancora? Perfetto. E adesso vediamo che bisogna mettere su sulla barella. Cazzo, c'era. 0 e il 739. 750-739. Fuma, valigetta, Stefania. Vediamo, perché adesso mi dovete aiutare e a metterlo su ai vigili, perché in due non ce la facciamo, Sì, sì, adesso guarda, sta arrivando anche la i vostri colleghi, Sempre i nostri colleghi, però guarda che possono fare quell'altro possono fare. Aiutatemi a metterlo su. Sì. Perfetto. Ok, dai, mettiamo okay. Dai, in ambulanza, okay. Collega, veloce. Permesso. Si sposta. Dai, in ambulanza. Il divaricatore, tiralo via pure. Allora, dovrei fare altra ambulanza. Ok, dai, perché... porino. Io mi dissocio, però. Fermo collega, aspetta che do collegato. Dimmi. Sì, ora ti senti. Sta arrivando l'altra ambulanza. Sì, ora sì. 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 Sta arrivando anche l'altra ambulanza. Perfetto, perfetto. Ma l'altro incidente? È un'auto rimarcata con nessuno all'interno. Ah, ok. Bisogna aspettare un attimo, appena finiamo qua andiamo là. Sì, sì. Al massimo facciamo rientrare Nardi con Goss. Col Ranger e prende già il boss. Sì, mi sa che è meglio. Lo faccio rientrare adesso. Sì, tanto. Ci aspetta lì. Partito momentaneamente, okay. Siamo sui Nardi. 35-40. Però sì, basta. Perché il respiratore è automatico che lo fa respirare. Bene, il problema è che gli manca sangue in corpo. E quello è il problema. Sì, quindi te portano in PS e perché comunico. Mi manca il fiato. Se perché comunico io, Dai vai. Chiudi tutto. Cavoli, ma perché non abbiamo c'era quel tipo di. Li ho persi tutti. Ranger ritorna in distaccamento. Li ho persi tutti. Paraurti. Forza medica. Ma porca. Vigile, grazie, entra in servizio. Ma lui l'ha lasciato qui. Sta arrivando l'altra ambulanza. Vabbè, spostiamo la PS. Sposta la PS da qui. Spostamelo un attimo. Ci sono. Carcano, ti conviene già chiamare anche il soccorso stradale? Non ho capito. Ti conviene chiamare l'ACI? Sì, adesso la... Mandagli la posizione intanto lì sopra. Ok. Perfetto. ACI, vuoi dire il fuoco? Una domanda, ma come faccio a entrare nel server? Giocherò molto, mi piace il mondo del game, non sono molto pratico. Guarda, devi scaricare, non so come sei messo tu, devi avere GTA 5 originale. Devi scaricare 5M, Discord e TeamSpeak. Puoi cercare Italy Full RP, fare una whitelist, che vuol dire che devi conoscere un po' il regolamento generale del server. Va bene, capo, grazie. E poi fare il bando nei vigili del fuoco. Li hanno aperti oggi, quindi se ti muovi a far tutto prima che richiudano ancora i bandi. Sera. Sera.
Ma da quanto abbiamo capito è stato uno scontro a fuoco, da quanto abbiamo capito. Porca miseria. Adesso uno dei due andando su al Gambinos, visto l'incidente, ho detto che è successo. La macchina dei carabinieri. Eh sì, uno dei due dovrebbe essere ferito abbastanza gravemente, l'ho già portato via, l'altro... Ghost, mi stanno prendendo fuori. Avete contattato l'arma? Sì, gli avevo già detto di mandarmi una pattuglia. Sono stato beccato uno in centro città, siamo incidente. Magari potremmo uscire con Ringer, non ho fretta. Tanto stiamo andando a prendere a mangiare, quindi non c'è problema. Ok, va bene, grazie. Magari facciamo un attimo. Sì, va bene, poi gente. Non so, Simo, vuoi mandare loro, loro due a quella chiamata lì? Ma sì, dai, adesso mandiamo... E quindi, altro modo io non ho di fare cose. Mandiamo loro. Allora, per i due colleghi che ci sono in distaccamento, andate al 643, un'auto ribaltata, siete insieme al Ghost, non c'è nessuno all'interno. Ricevuto, con che mezzo andiamo? Facciamo andare col poli, no? Sì. Ma un poli soccorso va bene, oppure anche il ranger. Vai tranquillo, caro, poi ci facciamo un... Là ci l'abbiamo chiamato. Ricevuto. Sì, già fatto, dovrò arrivare a breve. Meno male. Sì, no, comunque questi qua è un pino che ti vengono contro i capi. Vuoi cambiare lavoro, Simo? Perché? Vuoi cambiare lavoro? Perché? No, vedevo che ci stavi giocando anche con la barra lampeggiante. Aspetta, mi puoi ripetere il civico? È l'ultima chiamata, dovrebbe essere al 643. Ricevuto. Ghost in posto. Ah, ok, tranquillo, ci mancherebbe. Capa per loro. Vuole in uscita. Anzi, se puoi scrivimi su Discord. Ghost per la 703. Avanti. Guarda, qui non c'è nessuna auto ribaltata. Oddio. Prova a fare un giro linee di intorno e vedere se c'è qualcuno. Se no rientrare. Guarda, c'è qui un passante che dice che l'hanno ribaltato i carabinieri. E poi è arrivata l'ACI, l'hanno aggiustata e l'hanno portata in officina. E adesso mi informo. Un poli sul posto. Allora ragazzi, per il poli e per il Ghost 2-7 rientrati. Hai capito, Simo? Mo, poi mi spiegano come. 73 interrogativo, noi dal poli possiamo andare a fare un 2-6? Sì, affermativo, volete andare. Ricevuto. Mi dici, mi sento via radio? Sposti. Ma dovremmo parlarne con Gallo. Possiamo ritornare a mangiare qualcosa, se no qua si muore. Sì. Si è scannato. Poi tu hai bisogno di mangiare, Simo? Di bere, sì, non ho più niente. Bere. Porca vacca, devo mangiare bere pure io. Da mangiare se vuoi io ho. No, c'ho metà, c'ho metà. Ok, tu Davide sei a posto? No, devo mangiare e bere. No, ti do da mangiare te lo do io. Guarda per la 73, confermo quel che ho detto prima. Io mi tiro il fuoco, sono riuscito, adesso me la porto. Va bene. Perfetto, grazie. Va bene, capa, poi colore. Vai. Di interne. Voi ragazzi, andate pure. Scappa. No, pure io devo. Comunque Simo, da andare a Gallo di mettere questa versione qua dell'operativo. Ghost dentro. In che senso? E con i guanti da intervento. Beh, visto che figo. Oddio, li ha ammazzati tutti.
No, meno uno. Meno due. Oh, strunz. Me lo fanno prendere questo? La fai? Oh. Dai raga, andiamocene via. Sì, per la 73 il poli si dirige all'Ostia per un 2-6. Bene, K. Sali, sali. Vai. No, dico il mio pupazzo. Oh, siamo cosa se c'hai la lampada in erezione qua, eh? Eh sì, ma non si abbassa, assurdo. Col control, con control. Non va. Shift. Oh. No, non va, non va. È bloccato. Eh beh, rimane in erezione allora. Oddio. aspetta, magari ci provo io che l'ho alzata io. Ah no, ok, funziona. Ok, va. Boh. Se ogni tanto si bloccano ste robe qui a sta tecnologia. Vabbè, si è eccitata, dai, Quindi è venuto duro, no. No, mi dico. Si è irrigidita. Ma Barzon, per fare la 73 devi fare tutto il corso? Sì. Ok. Ma si prende solo da effettivo, giusto? Sì. Anzi, mi sa che bisogna essere anche graduati, se non sbaglio. Sì, sì, mi sembra che da puoi farlo da coordinatore o capo. Da coordinatore o capo, mi su. Ah, sì. Vabbè. Qui toccherà lavorare a provare un po', allora. Esatto. Prima di non fare niente in procedura operativa. Ovviamente si scherza. E invece è molto bella. Esatto. No, sì, io sì. Mi diverto a farlo. Io l'ho fatta 6 mesi in polizia. Ecco. Sì, che cazzo. Guarda, di chiamate ricevevate voi? Prima di. Ci hanno detenuto da portare fatta in galera, arriviamo. Ma io l'ho fatta prima ancora di Azzi, poi ho lasciato. Poi Azzi si è preso il posto mio. Chiedeteglielo pure a lui, vi dirà la stessa cosa. Commissario Azzi, pazzesco. Buonasera a tutti dalla doppia vela 21 che entra in servizio. Prima cosa, mi servono i nominativi di tutte le autoradio. Poi mi arrivavano le chiamate, c'avevo il centralinista ai tempi del NUE questo che mi rispondeva al telefono, poi ho dovuto fare tutto io. Che NUE. Chiamava, che succede? Ciao, Giovi, grazie, caro. Capito, mando qualcuno. Che NUE. Io sono stato, vigili del fuoco, poi sono andato in NUE, poi il NUE ha chiuso, mi hanno buttato in polizia. Io tra l'altro ero NUE dei carabinieri. Dal NUE dei carabinieri mi hanno buttato in polizia. Dalla polizia mi sono fatto tutto quel decreto in polizia la 21. Poi sono nel decreto dopo sono rimasto. Ma scusa, perché siamo in caserma? Perché dove dovevamo andare? E all'Ostia. Sono al Vanilla, perché io non c'ho più niente da mangiare. Vanilla. Andiamo a mangiare. Sono rientrato in polizia, mi sono fatto un'altra mesata da 21, poi sono passato in stradale, sono diventato sovrintendente della stradale. Poi nel decreto dopo sono messo nei pompieri, sono stato nei pompieri, poi sono andato in Italsec perché non sapevo che fare. E sono stato quel periodo in Italsec, mi sono scandalizzato abbastanza. Mi ricordo che ci siamo visti su. Ma... forse ma... quella volta che ho buttato un'auto l'auto ponte. Dal ponte. C'è una frase. Guarda che quel giorno mi sono ribaltato 3 volte. Ma c'è dentro qualcuno? Non lo so, no. Controlliamo. Guarda, se no non scendo neanche. Guardate. Vediamo un attimo. Una testa rotta. Oh, notte caro, grazie mille, notte. Una testa rotta. Ciao, Giovi. Vai dentro. Urco di Ez. Ce la tiriamo fuori, No, chiamo il 118. Poli rientra. Go, strada 3, go. Avanti. Oh, sul ponte del nostro... ...118 dal 115, urgente. Avanti. Sì, abbiamo un'auto ribaltata, civico 559 sul ponte, per andare alla nostra caserma, al nostro comando dei vigili del fuoco, una persona all'interno di un'auto ribaltata. Gentilmente ripeto un attimo il civico che mandiamo a distruggere la rossa. Civico 559 sul ponte, quello per andare al comando dei vigili del fuoco. Perfetto, allora vi mando subito un'operatura, va bene? Kappa, grazie.
sul 559. Guarda che chiamo anche Caramba. Allora guardi, lei... Ma? Scusa. Oh, quella cosa, tira di giù la borsa che li facciamo. Sì. 112 dal 115. Anche perché carcano, io ho visto uno che scappava giù dal ponte. Guarda che sta avanti, questo mi sa chiuda perché entra la macchina, c'è nessuno. Sì, buonasera, abbiamo un'auto ribaltata al civico 559. Grazie, con una persona grazie incastrata all'interno. Purtroppo al momento tutte le nostre pattuglie sono impegnate in un segreto. Cappa ricevuto. Porta la testa. ...113 dal 115. Avanti. 115. Sì, buonasera, abbiamo un'auto ribaltata al civico 559. Ricevuto, tre prime, siamo lì. K, grazie. Boh, vabbè, non ho parole. Cosa? Che non so se hai visto la scena. No, era impegnato con carabinieri, sono tutti impegnati, la polizia arriva. Vuole in distaccamento. Perché? No, perché abbiamo aperto le entrambe le porte, no? Ho detto, io solo che non lo vedevo neanche cosa, lo vedevo. Poi là ci l'avete già chiamato? No, adesso lo chiamo. Adesso. E gli ho detto, ma da che parte sei, dal guidatore di là? Poi mi giro, era dietro di me. Poi questo è partito fin fuori, ma dove vai? Vado a casa. Mamma mia. Chiediti. Aci dal 115. Ma sai che io ne ho visto invece uno giù dal ponte che correva? Come l'hai visto? Avanti 115. Sì. Sì, abbiamo un'auto ribaltata al civico 559. Ci servirebbe un carro attrezzi. Ok, convergiamo subito alla posizione 559, confermato. Sì, K, è il ponte che porta poi al nostro comando. Perfetto, se possibile mandate la posizione, grazie. K, invio subito, esco di frequenza. Meglio sbagliato. Sì, comunque carcano, ce n'era uno giù. Vedo che senza cintura. Pressioni multiple. Mi ha messo giù a collare. Dimmi, Simo. E ce n'era uno giù dai binari, che vedevo che correva lì nei binari. Allora, aspetti un attimo. Giù nei binari, intendi? Sì, sì, era giù lì nei binari e correva. Non lo so. Diciamo allattato di farne averiti. Ah, sì. Non so se... Scusi, ma lei era da solo in macchina? Sì. Ok. Ah, è stato un bel volo, un bel botto. Eh sì, infatti già avevo visto che ce n'è uno sul binario, infatti... Adesso avvisiamo. Per Franco Rossini è l'ultima chiamata, quella dei Vigili del Fuoco, veicolo ribaltato. Sì, guarda che l'hai detto nella nostra radio. Poi dopo, ci potreste mandare un pianale per un sequestro alla posizione che vi siamo per inoltrare con la scritta C? Sì. Se dopo riuscite a fare... no, correva in giro, però era lì sui binari di là. Se dopo riuscite a fare una verifica, un passo che era... Ok. Va bene. Sta arrivando già il ghost per l'auto. Sì, sì, è già di là. Sera. Ma io stavo qua su strada dritta, guarda, ma non so, mi sono sentito tamponato da dietro e basta. Mi sono ritrovato a fine della strada io, anzi, addirittura ho volato dal veicolo. Meno male che non so spiccare.
No, 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 è solo, stavo per terra, svenuto una mezz'oretta. Mar de testa allucinante, sì. Mar de testa. Ok, perfetto. Sì. Una bella botta. Queste cose qua anche dal Mega Drive, documenti del signore. No, Croce Rossa, vigili del fuoco con urgenza. Cercando le cure mediche. Avanti. Ti dai i documenti. Sì, salve, c'è appena scattato l'allarme antincendio in ospedale. È possibile avvicinarsi alla macchina o ancora non è... Sì, come scusi? Posso avvicinare alla macchina? Oppure... Sì, 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 sì. Negativo, prego, stiamo prego. Operando con dei pazienti, ha scattato l'allarme in un tratto. Va bene, veniamo tutti a fare la verifica. Sì, ma è stato l'allarme antincendio in ospedale. Antincendio in ospedale, minchia, andiamo. Sì. Però io prima devo bere qualcosa, sennò ci vado anch'io in ospedale. Antincendio in ospedale? Sì, è scattato l'allarme. Ragazzi, voi avete qualcosa da bere per caso? No, purtroppo no. Perfetto. Dai, andiamo un attimo. Ci fermiamo un volo. Sì, 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 sì. Nulla. Lì nuovamente in servizio, sono disperso davanti al Vanilla. Ah vabbè, davanti al Vanilla. Sì, andiamo, andiamo a prendere Caprino. Caprino. Dobbiamo andare in ospedale, no? Sì, sì, sì. Interrogativo, noi del Poli siamo in distaccamento, ci iniziamo a recare all'ospedale. Sì, K, venite con una botta all'ospedale. Ricevuta. Ah, probabilmente è solo una verifica, però andiamo anche là, poi ci siamo. Sì, ci aveva rotto le balle l'ambulanza. Ci stiamo, sì, siamo 4, ok. Sì, sì, sì. Senti, sì, mi ha fatto uscire anche la bocca. Sì, sì, affermativo. Allora, sì, sì. Anche non Carlino. Se dopo rientra il ghost lo facciamo arrivare con la scala nel caso. Sì, 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 sì. Carlino, Carlino. Ah, speriamo che ci sia qualcuno. Niente, qui, ecco, ecco, è saltata un'altra volta la corrente. Aspetta che vado un attimo dentro. È saltata un'altra volta la corrente. Aspetta un attimo. Vabbè, andiamo? Vai, no, vai, no, 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 io devo prendere no, da bere. Aspetta che Simone deve entrare a prendere. Botte in uscita per incendio all'ospedale. È caldo. Ghost, aspettano 3. Avanti. Guarda, il lavoro finito, quindi torno in distaccamento. Ma che ok, cazzo. K, poi rimani in attesa che nel caso vieni ballato all'ospedale. Croce Rossa, vigile del fuoco. Salve, ma qualcuno di voi lavora qui? Abbiamo trovato la causa dell'incendio. Un dirigibile si è schiantato sul nostro ospedale. Adesso il fuoco si è propagato anche nella hall. Vabbè. Va bene, capa, stiamo arrivando. Ma scusate, avete una bottiglietta d'acqua? Prima partenza in uscita. Sì. Dai, grazie, che almeno abbiamo. Grazie mille, gentilissimo, grazie. Vabbè. Affermativo, Nardi, esci con la scala. Ospedale. Capa. Andiamo, 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 andiamo. Andiamo? Andiamo. Vai, 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 vai. Si muove. Si è schiantato il dirigibile sull'ospedale. Guarda questo. Napoli. Napoli full RP. Altro che rompo. Scusasse signore, devo fare urgentemente a pusha. Vabbè, fallo qua così. Faccio, lo faccio qui tranquillo, non importa. Dove mi metto? Porca merda. Dirigibile. Anche. Addio. È il dirigibile è andato. Vai, 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 vai più avanti, mettila più avanti. Ah, più avanti. La prima sul posto. Minchia, peggio degli americani che ci prepariamo quando arriviamo sul posto. E intanto brucia così, tranquillo. Andiamo di naspo? Oh ragazzi, andiamo con le manichette. Perfetto, tubazioni e andiamo. Vai. Vado a parlare intanto con la crea, vedere se c'è qualcuno dentro. Sì.
scala, si muove verso l'ospedale con la polizia. Scappa. Avanti. Ah, guarda, all'interno non dovrebbe esserci nessuno. Comunque fate comunque una verifica. Sì, capo, ora che qui sta bruciando tutto già dall'ingresso, io sto cercando di spegnere un po', c'è molto fumo. Se riesci a portare anche un motoventilatore, iniziamo ad evacuare un po' il fumo. Va bene, adesso lo prendo. Scala, scala in posto. Capa, per ora non se lo parla, mettila qua, rimanila la qui e non se lo parla per ora. Capa, capa. Minchia, miracolosi sono questi ventilatori. Io non vedo più niente. No, sono miracolosi questi ventilatori. Provo a toglierlo. Sì. Oh, che sono spaventato che ho posato la Monica di mano. Oddio! No, però... Ah, no, vedi. Oh! Ma io non lo vedo il fuoco. E neanch'io, ma lui aveva preso fuoco. Oddio! Scusa, ma perché non l'ho preso? Ma che ha fatto questo, perdono? Ma che cazzo, ma perché non ce l'ho a spalla? E se mai lascialo che lo porto ai mengi. Bravo, esatto. Eh? Se mai lascialo a terra. Lascialo a terra che il collega lo porto ai mengi. No, ma mi hai preso? No. Ma dove sta? Ah, sta ancora là dentro. Porca me. Ma Simo, vicino ai colleghi. Che cazzo. Aspetta, aspetta. Allora, ma è carcano. Sì. No. Raffreddate, raffreddate ancora che lo porto fuori. Sì, va bene, la chiamata per il cedettore, però ci potevo andare se non riesco. Ciao carissimo, occhio, mi raccomando, state attenti. Barzone, mi unisco, Sì, vieni. Vabbè, lascio. Ciao carissimo, collega. Fammi sapere poi, Presta l'ambulante. Facciamo visitare. Andiamo lì. Mi raccomando, autoprotettore sempre. Un altro vigile a terra. Un altro vigile. Mi sa che c'è qualche problemino. Vabbè. Ricordo.
coprimi con l'acqua, porti il collega fuori. Calmo, tranquillo. Vai, copri. Eccolo qua. Vai, vai, portalo avanti. Senti, guardalo qui, le fiamme sono estinte qui, però credo sopra ci siano ancora. Allora, no, aspettate, Carcano ha detto che, diciamo... c'è un problema, la diciamo... La visibilità è molto, molto ridotta, ecco. Perciò dovete andare a, fare, a sentimento. Ok. Dovete andare a sentimento. Ok. In che senso? A Segugio dovete andare. Salvate, okay. Salvate... Non avete capito, intendo sì, a cazzo di cane. Salvate l'ospedale perché non sappiamo dove mettere i tizi. I tizi? Carcano mi ha capito. Ma scusa, non abbiamo le eroi. Aspetta, Simo, che ho fatto, un... Sì, ho capito. Scusa, almeno magari ce lo stoppano e lo rifanno, così almeno vediamo. E casomai lo fanno anche sui piani superiori? No, io sì. Ma, non si può? No, fermo, non entrare. Ma? Non vedo niente. Ma chi è il responsabile qua del... 118? Guarda qui, APS, botte, scala, partenza perfetta. Comunque incendio vettura a me piace un botto e niente. Ma ero sulla scala. Incendio vettura RAF è spettacolare, a me piace un casino. Ah, dovete espandere. Ok, va bene, allora signore, sposta la macchina per cortesia. Signore. Oh madonna mia, che stress. Signore, spostiamo la macchina. Adesso si sì, lo so. Facciamo verbale? Immagino. Spostiamola. Dai. Ci prego. Buonasera. Si vuole spostare? Oh, e se fammo salire questi? Dai, su. Aspetta un attimo, che c'hai, fretta? Non si spegne il fretta, muovite, dai. Tu? Sì. Sei vigili del fuoco, non spegnere i fuochi, io. Ma spero che esplodi. No, scusatemi. Odio le persone così, però. Madonna, Nardi! È brutto palo, assurdo. Oh, non rompere, Porca puttana. Ok. Cazzo, ma io avevo trovato quello della porta. Oh cazzo. E quello della. Nuda. Timo, prova a sono rientrare. Stressatissimo. Vai. Ora si vede, vai, attaccatevi. Vai. Siamo attaccati anche alla rete idrica. Vai. Si è riacceso il fuoco. Si è riacceso il fuoco, prendiamo la macchina. Fuori. C'è il fuoco fuori. Là, guardi. Aspetti. Bargion, no? Oh, io vado di schiuma. Attivami la schiuma. Ma, scusa, ma sopra fuma, anzi, sta prendendo pure fuoco sopra, spendo la scala. Ma sopra dove? Sopra là. Ma dove? Sopra là. Non quello. Se sali, vedi. Dai.
Vai, sviluppa, sviluppa. Si deve attaccare qualcuno con la scala. Timo, prendo anche io una manichetta, vi aiuto. Eh sì, adesso metti la schiuma in pompa. Agile. Fermo Nardi, fermo, fermo. Sto fermo, sto fermo. Vediti un po' meglio. Ritirala tutta. Torna indietro. Ma che è successo ancora? Aspetta che prendo un moto ventilatore, va. No, sì. Dai, ancora un po'. No, prima che succeda come posto prima. Posto fuori uso. È okay. Cappottata. Mamma mia. Se cosa va fatta una foto e mandata a Gallo. Ma come ho fatto a ribaltare la botte? Oh, non ho capito. Ma? Hanno ribaltato la botte. Ma chi? Boh. Perché infatti che abbiamo un palmo che girare bene. Nardi è sceso dalla cosa a sballare.
sera poi vengo col ghost e la ribalto. Volete dell'acqua? Ma se riesci volentieri. Oh, perfetto. Dov'è Nardi? Nardi. Tieni, Carcano. Grazie carissimo. No, l'ha data a me. Aspetta, vieni che te ne do, vieni. Allora, vieni, vieni. Come sta facendo? Isola. Grazie. Vieni qui, Isola. Ma... L'ho messa così è per mangiare stabilità, ovviamente. Oh, guarda, questa cosa è troppo bella. Nardi. Dove cazzo è? Ah, è andato a prendere cosa? Non lo so. Nardi? Dimmi. Prima l'operatore. Dimmi. L'hai ribaltato tu? No, io sono sceso dalla scala perché sto troppo cioè io non vedo più niente, anzi svengo pure a volte. Poi è salito Grassi e l'autobot si è ribaltato. Ah, ma quindi è un problema di città? Sì, esatto. Ok. Cioè non perché quando l'ho lasciato da lui si è ballato. Forse ho salito io, l'ho fatto avanti lui, cioè, fatto. Ma lo sa. Che mi puoi accompagnare a un locale? Sì, beh. Ma scusa, non Simone... possiamo ribaltarla? Non ce la facciamo. Aspetta, ora vediamo. Sì, facciamo così. Mo vado a portare il collega al Vanilla. E poi vengo al boss. Ma se no, scusa, se ci sta qua una divinità, glielo chiedo a lui di farcelo. Che vedi ora? Pure che stiamo dentro, iniziato a sballare solo. Ma in teoria c'è, cioè, è uno dei due la sì, appunto. Quindi Simone, facciamo così. Cosa? Vado a portare Nardi e poi prendo il ghost. C'è grazie. Adesso c'è vediamo un attimo. Ah, Simo, facciamo una verifica dentro io e te, così sì. Per riaprire a me. Sì. Andiamo. Vi serve supporto? E così è sbagliata. Allora, diciamo che principalmente era qui all'ingresso, giusto? Sì. Quindi il cortocircuito macchinetta? Allora, loro all'inizio mi hanno parlato di un dirigibile che era copiato qua. Alla chiamata, però. Io non ho visto nessun dirigibile. No, poi... esatto, quindi esatto. Scusa, un dirigibile me... o era sul tetto. Esatto. Perché se no lo vedevamo qua. Esatto, potrebbe essere un Gabroiala. Macchinette. Sì, perché era concentrato qui l'incendio. Era qua, esatto, e poi ha preso fuori. Sì, vedi dove è più scuro, qui dove è più nero. Sì. Vabbè, diremo all'ospedale di fare di transennare questa zona qua. Sì. E di non usare fare, sì, di non usare le macchinette. Esatto, anche perché ormai non c'è più niente. Esatto. Magari di tenere un po' aperta la porta per far uscire un po' di puzza. Esatto. Ok. E posso anche metterlo un ventilatore. No, vabbè, ma tengono un po' la porta d'ingresso aperta e sarà. Ma vado a parlare con Canter di entrambi. Ok. Viaggibile all'ospedale? Sì, a parte le macchine in zona macchinette, per il resto chiamo sì. Uno da Croce Rossa per avvertire? Vabbè, sta parlando. No. Dardi, tutto a posto tu? No, nessun niente a posto. Sto tremando come manco... Non dico cosa. Mandi un panino in Calabria. Sì, la Coca-Cola.
l'unico, la cosa dovete far verificare l'impianto. Grazie Luca, grazie caro. Aspetta che me lo segno. Fate verificare l'impianto elettrico delle macchinette per capire se magari erano collegate male o non lo so. Però comunque l'incendio preso da qua, perché è molto più nero qui che al resto. Sì. Niente, di resettare comunque le armi antincendio tutti, perché ovviamente adesso che sono scantati, resettateli e basta. Mm-hmm. Qualunque cosa, se avete bisogno di qualcosa, chiedete a noi che poi veniamo con la prevenzione e facciamo questo. Se dobbiamo fare qualche documento che vi serve, ce lo fate. I volanti stavano inseguendo una moto. Ah, sì, fammi controllare sul drive se c'è qualcosa per qualche evento qua di no, gli abbiamo chiuso solo la parte delle macchinette. Carca, non mi ricevi? Dimmi. Guarda, io e un altro collega siamo praticamente stressati al massimo, possiamo allungarci al vanilla perché non ce la facciamo più. Adesso 2 minuti e stiamo andando tutti, anzi 30 secondi. Carcano, avete ottenuto il semi assi del Mercedes, complimenti, e boh. Sì, un secondo usciamo, andiamo. K. Interrogativo, Gallo è in servizio? Negativo. Ah, ok, copiato, perché è venuto... Dobbiamo andare in un locale, poi. Il procuratore qui in caserma a chiedere di Gallo per quanto riguarda una denuncia che ha fatto in passato. No, digli che stasera non è presente. Va bene, ok, copiato. Buona. Sì, caro, devi fare la whitelist. Ti devi whitelistare prima, Luca. Se no non vedrai niente. No, ma è andata fin bene, è andata bene. Devi studiarti il regolamento. Quando si potrà aiutare. E devi poi fare il ticket per fare la... Per intenderci la zona qua delle macchinette. I reparti A, B, C e D sono rimasti fortunatamente. Zona preferita dei grandi. Si è squagliata prova, la macchinetta del caffè. Prova a sentir loro. No. Io non so come riparti. Se c'è magari. Vai, andate, non c'è niente tanto da registrare. No. Qualche chat o qualcuno da poter scrivere, scrivigli e digli che sta cosa qui. Che non vedi niente, magari ti devono mettere un ruolo. Sì, apposta, per fatto. Sì. Andiamo, Carcano. Che mi cambia. Botta in rientro. Scala si ferma al vanilla per un 2-6. Cappa anche noi dalla prima, andiamo al vanilla. Ma scusa, chi è rimasto? Nessuno. Ah, siamo solo io e te? Ah, perfetto. Ma domani si vuole la prima dove sono? Boh, vabbè. E niente. Siamo rimasti due funzionari sulla prima. Mai vinto questa cosa. Per la 73 anche la botte si ferma al vanilla per un 2-6. Va bene, capo. Ma dovrebbe essere aperto probabilmente. Niente.
Ma che cazzo fai nudo dentro qui davanti a una signorina? Ma sei stronzo. Ma quale nudo? Ma che cazzo fai nudo davanti a una signorina? Ma quale stronzo? Nudo? Cosa stai dicendo, Barzone? Ci ma eri cuore, nudo. Poi. Intanto guarda quelli là che stanno facendo. Ma eri con i boxer. Ma... con i Pokémon. Con i boxer. E già mi ribalti, No, io devo prendere da mangiare. Fatemi prendere da mangiare a me, raga. Vai, allora, sennò ecco muoio. Qua, chi era il menù? Buonasera signorina. No, ma togliti dalle balle, io. Allora, aspetti, chi era il menù? Lei da qua davanti? Ma come? Sì, sì, io. Okay, era sì, l'Happy Meal, vero? No, era la piatina, no? Ah, va bene. No. Ok, il menù con piatina abbiamo preso. Sì, sì, grazie. Ok, ecco qua. No, niente. E i caffè, a posto. Grazie mille, gentilissima. Si figuri. Ditemi che altro deve io chiedere. Vai, Leonardo, vai. No, vai tu, vai. Io allora prendo il menù, ma solo da quello da bere, da prendere. Allora, no, comprende anche da mangiare. Se vabbè, no, pago io, dai, pago ok, io. Che cosa? E dammi due Coca-Cola. Due Coca-Cola, ok. Un attimo, faccio la fattura, allora. Amo, due Coca-Cola. Solo? Sì. A posto. Ma voi siete sposati o siete fidanzati? Siamo sposati. Mannaggia, Cristoforo Colombo, lo sapevo che arrivava. Da quanto? A chi è arrivata? Vai, apago io, non fa niente, non fa niente. A chi devo dare le Coca-Cola? A me. Ecco, a lei le Coca-Cola. Scusi, oddio. No, vabbè, non mi do io soldi. Quante sono? No, niente. Allora, devi chiedere, venga qua. Da quanto siete sposati io? Un'altra volta devi chiedere. 2 anni, osti. Quanti anni avete? Ma ce l'ha fatta, ragazzi? Io ne ho 24. Minza, giovane, 26. Lui? 26. Sì. Per me, cosa? Due menù piadina. Ok. Grazie. Prenditiamo? Sì. Ok. Sempre quel fatto al caffè, tè e piadina. Amo, mi raccomando, amo. Mi raccomando, inizia prima il caffè, devi dare poi il tè e poi la piadina. Perché questo è l'ordine con cui lo servo io di solito, il signore è affezionato a quell'ordine. Sì. Ma scusi, una domanda. Sì. Ma voi diciamo che siete nella stessa stanza? In che senso? No, non lo sto facendo apposta, il collega fa le domande scomode. Io non rispondo, mi ha sempre risposto. No, non lo vedi, Barzone, che sono nella stessa stanza. Stanno no, piano. No, per dire. Ma che parla? Fuori da qui. Ma no, il meno piadina a lei? Ok. Fuori da qui, cioè, siete una fianca all'altro. Ah, amo, fuori da qui. Me? Chiedeva se stavamo una fianca all'altro. Signora, lei vuole sapere troppe cose nella vita. E lì sta a fianco al suo collega che è sulla sinistra? Sì. Come si? Io? Vabbè, ma il dirigente ha fatto una domanda, rispondete. Rispondere è cortesia, no? Ah, quindi lui ha risposto a me, giustamente. Risposto. Cioè, noi tutti i vigili del fuoco, no. Quando ci troviamo in servizio, siamo tutti nella stessa casa. Tanto chi tascia acconsente. No, comunque fuori no. Tutti i vigili fuori, amore, abitano nella stessa casa. Siamo tutti nella stessa caserma. Caserma abitiamo, quindi. Ma mi immagino già con il vostro collega Rocco lì. Chi è Rocco? Chi è Rocco? Non abbiamo nessun collega Rocco. Io lo chiamo raccomandato, però non si chiama raccomandato. Si chiama Rocco Giocattole. Giocattole? Mi ricordo come si chiama, ragazzi, scusate. Fanti Alessandro? No. No. Forse, vabbè, comunque no, io lo chiamo Rocco. Vabbè, che altro deve chiedere? Ma Rocco perché c'ha qualche dote? Con l'hamburger, deciso. Con l'hamburger? Ah, un buon caffè. Amo, da te? Sì, due, perfetto. Ciao, cazzo. A posto, qualcun altro deve chiedere? Nerdy Liban. Ecco. Liban? 1060. Ecco lì. Okay. Un attimo, ed ecco le due Coca-Cola. Bellissimo. Perfetto. Un meno piadina. Dimmi. Ma io vado fuori, qua mi esplode la testa. Sì. Signor. Facciamo due apposta. Siamo qui. C'è una domandina. Dimmi. Io vorrei fare la richiesta per il staff basico. Ma il staff basico lo fai poi... i capelli.
Fai no, capelli. No, no, no. Lo fai poi quando, quando finisci il corso base. Cioè durante il corso base fai il staff base. E che adesso sono stato già promosso? Lo fai. Anche lo dopo. Quindi dura. Ma questo? Quindi dura. Adesso lo entriamo. Il corso base. Eh? Quindi anche se sono stato promosso continua il... Sì, 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 sì. Ah, ok. Ok, vabbè. Vabbè, possiamo andare, tanto noi abbiamo fatto. Esatto. Siamo in due, andiamo. Andiamo. Esatto, io te ne sono in tre. La prima è dietro. Ma non hai fissi questa? Non lo... forse sì, aspetta che provo. Sì. Minchia, che spettacolo. Beh, ma io ho le lenti normali, quindi non è nulla che cambia. Bot rientra. Ah, ok. No, invece se guardi i miei occhietti viola vedi la differenza. Li sto vedendo, li sto vedendo. Ah, okay, okay. E ti dico che non rende tanto in, in occhietti, sì, rende molto di più così. Ma io volevo provare a mettere qualche lente, però ho paura che ti... non me lo regga. Immagino, grazie. Botte in distaccamento. Anche la prima. Oddio. E sorrido sempre. Cosa? Vabbè ragazzi, è stato bello, ma io andrò a ritirarmi nei miei appartamenti. Va bene, ciao caro. Quindi vi staccate, ci stacchiamo. Esatto, ci stacchi. Esatto. Al nostro numero. Buonanotte. Notte, notte. Notte, notte. Ma sì, adesso anch'io. Non so neanche quanta gente c'è a vedere la live. Come faccio a sapere? Sei spettatore. Cioè, allora cosa avete fatto al corso? Spiegatemi un po'. Che cosa? Cosa avete fatto al corso? Quale corso? Il corso base, non l'avete mica fatto? Abbiamo fatto il GOS, ci hanno spiegato le attrezzature. Mi hanno spiegato i vari incendi, come ci devo posizionare e come devo operare. Tipo? Per tipo un incendio in un appartamento, che hanno detto se si entra in due, e dato che c'è fumo, ovviamente si entra o da un lato all'altro per controllare le persone e non si butta subito l'acqua, se no poi soffocare la persona rientra. Che sta dentro. E ovviamente una volta finita la bombola di uno operatore, non per forza di tutti e due, anche se uno ce la scarica deve sempre uscire anche l'altro, anche se ce la carica. E okay. Poi abbiamo usato le varie attrezzature e abbiamo fatto vari incidenti, come ci si deve posizionare, gli operatori dove si devono mettere eccetera e cosa devono fare.
Ok, incidenti? Sì, l'abbiamo fatto. Ha detto come si deve posizionare la prima e la botte. Come deve prendere incidenti? Si è fatto incidenti, l'incidente della macchina, dice incidente stradale. Sì, anche sì, l'abbiamo fatto. Con la botte? No, è possibile. Si fa con la botte, si fa con la PS. Oltre alla PS hanno fatto anche uscire. Hanno fatto la prova qui dietro la botte. Mi sembra strano uscire con la botte. Perché la PS non ha l'attrezzatura, ma sei sicuro? Cala e è uscita sia la PS che la botte. Nardi, ma ne abbiamo fatto il corso qui dietro, il cedente stradale. L'abbiamo fatto anche con la botte? Sì, sì. Con la botte. Con il Royal ci fece venire botte anche la botte, sì. E poi ci ha diviso per le macchine. Sì, ma perché abbiamo fatto finta che le macchine erano tutte e due un poco con il fuoco. E quindi la partenza ha avuto il collegamento con la botte, capito? Perciò abbiamo fatto con la botte. Oh, ti posso fare una domanda, Barzon? Visto che tu sei proprio del mestiere, no? No. Vabbè, te la faccio lo stesso. Ok. Visto che tu sei proprio del mestiere. Allora, ho visto un video sul telefonino dove ci stava un'auto in fiamme, ok? Un'auto in fiamme, sì. Poco le fiamme, e ci stava una partenza, era un man, e la botte. Cioè, e perché, scusa, va pure la botte? Perché dipende dalla chiamata cosa arriva in sala operativa. Se ci sono vicino altre macchine, ci sono vicino delle case, dipende cosa è alimentata l'auto. Quindi poi secondo la chiamata sala operativa manda le esatto, cose. Esatto. Se io so che poi a fianco ci sono altre due o tre macchine, so che con il serbatoio di una PS non ce la fai a spegnerle. Quindi gli mandi dietro subito la botte, perché se loro arrivano e bruciano tutte e tre le macchine, ora che arriva la botte passa mezz'ora. Quindi noi preveniamo e piuttosto mandiamo un mezzo, lo facciamo uscire. Se poi serve, bene, se non serve lo facciamo rientrare, punto. Ma voi ce l'avete la botte? Sì, sì. La mano o lo Scania? La botte. No, che marca? No, l'Eurocargo. Ok. Beh, magari. Lunedì ha detto Gallo che ci mette lo Stralis. Ma partenza? È la seconda. Quindi lo Stralis, quindi l'Actros va via? No, l'Actros poi rimane come prima partenza, lo Stralis come seconda e togliamo il Defender SAF. No, fidati che c'è un altro cambiamento. C'è un altro cambiamento? Ah, c'è il MAN. No, fidati, c'è altro cambiamento. Volvo. No, cosa non è possibile il Volvo perché non ce lo danno il Volvo. No, il Volvo no. Che cosa? Però, no, niente, non spoiler perché sono in occhietti. Allora, il MAN non è possibile. Mm. Vabbè, stiamoci zitti perché sei in occhietti. Quindi, vabbè. Secondo me ci danno la Panda 750. Così. Per me torna al 190. Sì, la top, il 190 è il migliore che c'è. No, aiuto. No, sì, l'abbiamo sto merda di scala. No, aiuto. In che senso, ma siete volontari, Daniele? Intendi qua nel gioco? Ma quello solo quello solo qua, per frenare al semaforo qua, dovevi partire alla caserma dei carabinieri. Perché tu il fuller non lo sai usare, il fuller. Sì, che il bello non è che la prima volta mi dicono, vedi che non frena. Il bello è che sono andato dritto dritto, no, la primissima volta. E voi non lo sapete usare il fuller. Ah, Barzone, ma riconoscevi quei due al vanilla? Chi? Quelli là, quella marito e moglie. Ma va. No? Ma va, perché? E che cazzo ne sai che abitano insieme nella vita parallela, scusa? E loro hanno detto che sono sposati. No, non ho capito. Loro mi hanno detto che sono sposati. Ma in città? Vabbè, ho chiesto se anche nella vita parallela fosse. Però loro hanno, diciamo, un po' traballato con la risposta. Appunto. Sì. Ok. Comunque, ragazzi, vedete. In real, io sono volontario nei vigili del fuoco, sì. Ah, comunque il mio IBAN vuoi sapere? Che mio 193. È sicuro? Vai, Luca. Imparalo e poi fai il bando nei vigili. Forse. Sì o no? Vabbè. Muoviti perché c'è tanta gente. Ma poi per 2 euro di caffè, dai.
Minchia, oggi pomeriggio mi sono venuto a trovare poi i pompieri americani due volte. Ma come cazzo è qua? Ecco qua. E non va all'Ivan. Allora è fasullo. Comunque Simone, appena poi vedi un attimo i medici che hanno mandato il gallo. Non c'è niente, non va il telefono. Andiamo, c'è un incidente. Che portiamo? E APS. Lei che è ribaltata? Auto ribaltata? Non lo so, non mi risponde. Ecco. Non ho notizie. È arrivato solo incidente. Vabbè, si esce spesso? No. Sì, sì, abbastanza. Facciamo circa 600-700 interventi all'anno. Che dici? Sì. Accendo la barra di idro luminosa? Io sì, ragazzi, come stiamo io e collega? Vedete un po'. Sì, non ti preoccupare, è normale. C'è uno in braccio a me. Sì, è normale, tranquillo. Ma io non vedo più le barre che si illuminano. Ma come, sono accese? Quelle blu. No, quelle sì, sono accese. Sì, sono accese. Io le però barre si vede blu. Piano. Forse hai problemi tu con gli occhietti. Ma le barre blu non le vedo. Non più la sera. Eh? La sera si muovono di più. Ma poi dipende anche da come avete impostato gli occhietti. No, fidati che sono impostati bene. Sciocazza polizia. Ma solo voi o compreso i permanenti? In che senso compreso i permanenti? Noi siamo un distaccamento tutto volontario, non ci sono permanenti. Barzano, che preferisci, questo o l'Eurofire? Non mi piace tanto il muro davanti di questo. Neanche a me piace, squadrato. Ma nessuno in realtà piace questo qua davanti. Tutti quanti. Ma è troppo dritto, visto. È troppo dritto. Sì, sì, bravo, è troppo dritto. Pare che l'hanno stampato su. Esatto, pare che te è proprio, vabbè, quadrato. Sì. Hanno tagliato con la tagliatrice ad arco. Allora, uno tira giù il nastro, la manichetta. Uno il divaricatore. 10-115. Ecco qua. Avanti. Sì, buonasera. Civico 448 sull'Aurelia, parallela Viale Europa. Segnalazione di un Jeep Grand Cherokee schiantato contro un New Jersey. Con all'interno tre persone bloccate, due coscienti e il guidatore invece non risponde. K, siamo in posto in questo momento. Oh. Perfetto. Chi scelta? Problema. Vai. Sera. Salve, buonasera. Sono incastrati dentro ancora? Sì, due persone qui. Ok, ma sono coscienti? Parzo! Sì, sono mi coscienti. Sentite? Doloranti ma coscienti. Avete già chiamato il 118? Affermativo. Ok, dimmi, dimmi. Dolore, chi è? Oh, che hai fatto? Sono Rog. Oh, che cazzo hai fatto? Aspetta che ti... Aspetta, aspetta, ti tiriamo fuori, aspetta. Vai, vai, prendi. Dai, raga, uno è il naspo e uno è il divaricatore, subito. Io il divaricatore. Col divaricatore, aspetta ad aprire. Non aprire subito. Stiamo lì un attimo, vieni. Io metto davanti alla macchina? No, non usate quella sulla macchina mia. Vieni. Fuoco, allora, fuoco. Punta qui, sotto qua dove c'è la maniglia. No, spaccano tutta la macchina. Inizia a divaricare sotto qui, vai. Apriamo. No, no, facciamo noi. Vai, inizia ad aprire. Apri, apri. Bravissima, taglia, taglia. No, la macchina mia. Vai. Vai dal montante davanti, qua dove c'è la ruota. Ok, vai. Apri qui.
Ok. Apri, spostati un po', vieni qui. Vai, apri. Ok. Allarga ancora, allarga, allarga. Ok, dovrebbe uscire adesso, vai. Vai, bravissimo. Si chiude, io vedo che si chiude. Sì, vai, vai ancora. Apri. Aspetta che ti aiuta, aspetta. Perfetto, vai, taglia qui dolci sulle cerniere, taglia sotto qui. Ok, una. Taglia anche l'altra, dovrebbe cadere la porta. Aspetta, mi devo mettere di qua. Ok, vai, tagliala da lì. Ok. Ecco. Buona, buona. Ma dietro non c'era un altro? Ah, lì. Sì, però... c'è un problema, capito? Proviamo di qua. Vieni di qua. Prova di qua. Arturo Francese. Vai. Per medico. Ok. Prendi la borsa del primo soccorso che gli diamo. Sì, sì. Vai, apri di qua. Taglia le cerniere. Io lo vedo aperto. Sì, taglia le cerniere. Ok, vieni di qua che adesso mi sa che è incastrato con la gamba. Chi sei ancora incastrato con la gamba? Sì, c'ho allora. Aspetta, sposto il cruscotto. Sì, allarga sotto, prendi qua dal montante e allarga sotto dal sedile. Così spostiamo un po' il sedile e cerchiamo di rivaricare. Ok, vai. È libero ora? Ti muovi? Sì, adesso dovrebbe essere libero. Prova a vedere se riesci un po' a muoverla. Ok, sì, ci sto. Ok, ok. Guarda, mi fa male, incredibile. Ti fa male? No, non mi fa più, non mi fa male tanto. Ok, ma come avete fatto, te lo ricordi? Sì, mi ricordo poco e niente, stavo mezzo appisolato, sì. Siamo cappottati un par di volte, quello è sicuro, perché la cena sarà rivista al contrario. Come avete fatto? Fa Fly Me to the Moon. Addirittura. Fly me to the moon, let me play among the stars. Volevate fare E.T., come E.T. che è volato con la bicicletta? Penso che abbiamo fatto peggio probabilmente. Che è imbarazzante, sì, che è arrivato prima l'acido il 118. Abbiamo fatto una piroetta. Simo, io controllo un po' il battito. Sì. Oh, villa. Villa. Oh, e basta con sto coso. Non si può fare, non si basta, può lascia stare, lascia stare. Via, ride, no? Perché sennò bisogna piangere. Posso su scendere? C'avete il CAD tipo a buffo? No, aspettiamo un attimo il 118. Un altro po'. Puta madre! Eppure servite tanto. Ma agente, dica. Ma avete già chiamato il 118, giusto? Sì. Ma si può sollecitare? Cosa? Il 118? Sì, perché ce n'è uno che è messo proprio male. Ma c'è un problema però. Noi non ci fanno entrare in gladiatore. Aspetta. Voi riuscite a entrare? Sì, loro mi pare che erano gli unici che potevano entrare. Perché noi ci hanno detto che gli unici possono entrare essendo qui. Puta madre! Sì, sì. Ci arriva proprio una comunicazione. 118 dal 115. Sì, buonasera, abbiamo l'incidente stradale, dovrebbe aver già allertato la polizia stradale al civico 448 sull'Aurelia. Ci sono tre soggetti incoscienti. No, purtroppo no. Ricevuto, riuscite anche voi a mandarci la posizione. Scappa, vi mandiamo la posizione, comunque il civico è 448-446. Ricevuto, grazie.
Interrogativo, Canterville, sei disponibile per andare? Io ho mangiato il battito. Negativo, eravamo tutto giù con una medica, abbiamo trovato un agente ferito a caso di una sparatoria. La fai? A posto. Perfetto, grazie. Oh, ma questa è quella da 719. Ma posso essere utile in qualcosa? Che hanno detto a voi del 119? Era da 719. Mi ha detto di rinviare la posizione e dovrebbero arrivare. È come un po' stacca. Fatto voi? Sì, sì, sì. Oh, stacca, è che qua vediamo. Sfiamma tutto, sfiamma. Assurdo, io prima là c'è poi loro. Mamma mia. Ma tossica! Ma non è polvere, c'ho due, non indossi, tranquillo. Ma no, ma non arriva a te, tranquillo. Sono tra ossigeno. Ma che cazzo, sì, tranquillo, non arriva. Ma come cazzo? Scusa, ma se io non ho il respiratore, vuol dire che non mi arriva, no? Eh sì, ho che ma spari in faccia, capo. Beh, così non arriva in bagno. Ma guarda che fredda qua la cosa, eh. Non ti preoccupare, così non ti riscaldi, no? Ma esce a meno 70, miseria ladra. Ma questi è tossica, ma... E fanno bene. No. Fanno, ti raffreddano il pipino. Ma perché non era fredda? Ma come fa a raffreddarti? Me lo spieghi che... So meno 70 gradi guardate. Sì, ma lo sparato nel cofano del motore, no? Che te l'ho sparato a te. Ma è raffreddato, guarda, è raffreddato dietro perché ci sta più il parabrezza, uomo. Insomma. Interrogativo, c'è già una partenza fuori? Barzo, non ci sei in radio? Sì, affermativo, siamo fuori con la prima su incidente. Cappa. Villa. A posto, la macchina è a posto. Villa, è vivo, Villa. Ma avete schiacciato la testa. Oh, no, fermo, per caso c'è qualcosa di rotto, come cadi puoi morire, come esci potresti morire, fermo, non ti muore. Ma ci avete Bobberhead, eh? Aspetta un bottone. A però posto, bro. T'a posto, bro? Ma parla più forte, non mi sento. No, io non ho fatto niente, io ho controllato solamente il battito. È appunto, perciò non ti muovere, aspetta, no, arrivano i dottori, capito? Sì, sì, ma... Tranquillo, non ti preoccupare, stai là, vuoi da mangiare? Sì, sì. Eccoli. Ah, finalmente ecco il cenicio. Vabbè, poi in caso se hanno bisogno di una mano. È solo lui, però. Questo ho tre qua dentro. Buongiorno. Salve. Niente, siamo arrivati su quest'auto qui e hanno detto che si sono ribaltati due o tre volte. Il più grave è questo qui a terra, che è un po' che è privo di coscienza. Ok, controllo subito come si sente. Un attimo che prendo la barella, sono da solo però. Vuole una mano? Intanto vedo un attimo come sta il signore e dopo chiedo se serve. Noi siamo qui. Non dirmi no. Buongiorno, mi sente il signore o no? O è incosciente? Mi sembra incosciente? Povera Dio. Intanto vediamo come... testo. Un po' palla, quindi è una cosa buona. Intanto vediamo. Controlliamo, sì, da quello che vedo ha un taglio lieve, abbastanza lieve, sulla testa, quindi un attimo che tampono con delle. Con delle ganze mostrate. Mm.
Perfetto, bella stretta che sostiene. E dopo vediamo. Assurdo. Affanculo. Anche a te, ma... famiglia Villa. Ma come affanculo? Ma chi? Villa, guarda che... che se posso di stare qua, te lavori e posso di fare cose brutte, non hai problemi. Infatti Villa è un, un fan cazzista nato. Cioè, che cazzo, devo divertirmi nella mia vita di merda, no? Ma cosa guidavo? Guarda come si è accappato sto fenomeno. Avevo fatto la piroetta. Minchia, una, cazzo sei. Ma che sei bolle le piroette? Vediamo se si riprende così. Intanto me lo siete... e a tenere via la borsa e le cc dalla barella, perché c'è uno di voi, uno perché se lo fate in due dopo un problema, via. Che troia, vi lascia un coglione. Anche a tua famiglia, che bello quando c'è amore. Sì infatti, proprio, e non lo fa, c'è armonia. Cosa? Però mi fate, e a metterlo su o no? Sì, sì, vai, mettiamo su. Che punto siamo? Dai. E 7, 8, 9, su. Ok, vai. Premeschio e non mi lasciano passare. Mi sento la testa schiacciata. Che punto siamo? È normale. Niente, adesso sto stabilizzando forte. Questo qua che è il più grave. Che solo che da solo anche lui. Adesso vediamo se riesce a stabilizzare. Mi sa che è da solo proprio. Perché l'ho rimpicciolito. Ok, sì, dai. Casa grande. Adesso vediamo se gli altri li riesce un po' a sistemare qui. E a caricarne solo uno. Va bene, va. Vediamo. Okay. E magari altri come vanno. Vabbè. Vabbè, quello si arrangiano, chiameranno un taxi. Sì. Medico. Ho fatto due rotto pioette. Medico, ma ci possono già fuori qualche head? A prego. A scongiuro. E chi detta a loro? No, non a me. Loro dicono aspetti la croce rossa, questa dice aspetti loro. E che devo fare io? Sì, il medico dopo. Io sono da solo, deve capire. Medico dopo, favore, provi. Fatemi vedere la mia macchina. Provi a dare una controllata anche a loro due. Sì, che sì, se non sono da ospedalizzare possono stare anche qui. Ma se mi lascia passare, la guardare che oh, sì. No, voglio vedere la mia macchina. No, non la posso. Ah, no. Posto di alzarmi, voglio vedere la mia macchina. Ma scusi, la sua macchina è una smart? No, è una Scirocchi. Ah, ma era. Mi sembra una Panda. Pure ma come? C'è scritto Fiat Panda. Oddio, è morto. Figa, si è lasciato andare. Oddio. Un ginocchio incastrato, ma non Madonna, ma che ha fatto? Nastra volta. Aspetta, mettiamolo su sì. Tavolo. Faccia scena, la prego. Un attimo che controllo, a me sembra che le sta abbastanza bene, perché aspetta, dovrebbe medico, guarda grande, che quella è caduta possedere. La barella è davvero scollare, mi faccio qualcosa, sì. Una buona, mi dia che ne so, mi dia a questo qua, le dia una tachipirina, una supposta, no, affamma, è venuta la barella, la supposta, no. Stabilizziamo il mezzo dopo. Ma non serve stabilizzare sto coso. Ma io lo vedevo che volava, capito? Ah, ok, ok. Simo. Vieni qua, fammi compagnia te, che mi sei simpatico. Vieni, dammi la mano, va. Tieni la manina. Oh, mettiti in da bare, poi di muovi, bisogno. Oh, quando di muovi, do un colpo di giratubbi, eh. Che sei grande, non è una novità. Bravo, top. Piglia la manina. Ma che cazzo stanno facendo quelli là? Non lo voglio sapere, mi sa che Villa lo stanno a... come dire? Lo stanno a bullizzare. Esatto. Sì, non solo. Lo stanno... palpeggiando. Oh cazzo, è morto pure il medico. No, non c'è. È morto il medico? Ah no. Che sarebbe il colmo il medico che mi lascia ancora muore il medico. Forza, rabbio, carica. Forza, Juve, abbasso Napoli. No, forza Juve. Belli quanti devi girare il fuoco. Come? Belli quanti devi girare il fuoco. Quanti ci stanno, Io direi Olli, forza pure. Ma chi ti è morto? Sono veramente carucci. Sì, parlano bene. Quasi veri. Almeno deforma. Sì. No, non serve, perché che lavoro fai, signore? E cazzo te ne frega?
Vabbè, per parlare. Fa il reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza con sta macchina. Mica guidava lui. Questo vestito. Il vestito è, l'ha preso da Wish. Quando io e Bartolo spegnevamo le montagne, voi non ce l'avate nemmeno. Ecco. Che taglio, Bartolo, ti ricordi? Bei come? Tempi. Bei tempi quando si spegnevano le montagne. Ah, porca merda. Porca merda. Quelli sì, ma che sono interventi. Ma no, Barzani no, tiene un po' la R Muscia. Ma tua sorella c'ha la R Muscia. Fatti bene. Ma chi è che c'ha? Chi è che c'ha lo Scoranaus? Scoranaus? Che cazzo è lo Scoranaus? La cagarella fischio. La cagarella fischio. Ma cagarella fischio. Ma dove le ha provocato lo schiacciamento del cranio? No. Casa grande, ho fatto due tre piovette con la macchina. Sono a te, posso stare bene, cazzo. Ma vedi che stai peggio di prima. Sì, tu te sei storto. Ma lei, tranne la testa, dove sente dolore? Al culo. Al cazzo e le gambe. Ma il cazzo è tutto il telefono. Perché non ce l'ha. Ma intendo, ma le gambe... Mi scrivo il telefono. Ma le gambe dove sente dolore? Tutte. Sì, posso vedere chi mi sta chiamando? Proviamo con la giratura. Come? Quando ci mettiamo ancora? Ma mi sta chiamando un coglione. È qualche minuto ancora. Ma non riesce a vedere nessuno dei suoi colleghi. Tanti colleghi in servizio. Tanti colleghi in servizio tra parentesi, perché con i problemi che abbiamo adesso in Croce Rossa, che si sono dimessi tutti, devo chiamare, sì, ma vedo se riesco a fare qualcosa. Un attimo. Tre persone ferite, dai. Facciamo abbastanza bene. Questi sono dimessi tutti. Ma è fa male al cazzo. Interrogativo, qualcuno riuscirebbe. Non è che posso tenere chiusa. Oddio! Come? Quello lì con la moto. Io qualcosa da dire. L'ho visto. Non è che possiamo tenere chiusa la Aurelia così due corsie un'ora. Ma sono tre ore che è stato. Adesso vediamo, aspetta. Ok, guardi che altre due persone, guardi che stanno arrivando, quindi... Ok, grazie mille. Almeno velocizziamo. Ma non riesce a ospedalizzarlo e portarlo via questo qui che ci ha già rotto. Cazzo grande, portami in PS, cazzo. Ecco. Chi la può curare in PS? Chi? Medico! Sto cazzo! Cioè non possiamo qui bloccare con l'ACI tre ore. Non so, mettimi un collare, mettimi non so, un fiorellino sulla testa. Mettigli una supposta e lo tiriamo fuori. Perché quell'altra ambulanza guarda che sta arrivando, capito? La valetta fatta apposta. Io porto qua il signore in PS. Intanto con l'altra ambulanza perché sta arrivando. Ok, ma non riesce a stabilizzare tutte e due. La mia macchina quando la Marzo, ti prego, vi archetta, aiutami deve. No, se no non mi aiuta nessuno. Dai, aspettiamo, ancora ti vedo. Te ti metto la supposta, ti metto altro che il CAD. No. Ma sta passando il camion. Aspettate, quale supposta? C'è questo secondo me. No. Oh, il bravo, gli metta questo, vedrai come gli passa tutto. Tonfino, ma vabbè, tonfa, però è tanto che non è coccoloso, lasciamo dov'è. Dove è andato? In ospedale. Alla porta? Ma il dirigente... Boh, non sappiamo. Sì, era, non c'è. Deve arrivare come? Il dirigente, non c'è, sì. No, Gallo non c'è stasera, non stava tanto bene. Ma il sta a posto, no? Perché avevi bisogno? No, aveva visto il dato. Ah, ok. Che cosa? Aspetta. Niente, dai, facciamo una cosa per velocizzare un po'. Prendiamo la sacca TPSS e lo stabilizziamo. Noi lo facciamo uscire, tanto lui sta bene. Nella PS di solito ci sta. Purtroppo sto bene che sì, manco posso farlo. No, la spinale no, non, di solito non c'è sulle APS. A Milano ogni tanto ce l'hanno La spinale no, abbiamo il tobogan ma la spinale no ogni tanto sì, io ho visto qualche mezzo c'ha sul tettuccio. Vai, metti il collare, aspetta che salgo dietro. Niente, salgo davanti. Che emozione. Ma che giro. Oh, boom.
Oddio, va! Oh, Crisball! No, ancora funziona sta Fiat. A batteria, come ha fatto a accendere sa macchina? Non lo so, con wifi. La mitica Cherokee si accende pure senza stare. Batteria. Op. Vai, mettigli sto collare che lo facciamo scendere. Vai, ce lo sto mettendo. Vai. Prenditelo tutto il collare. Sì. Ok. Aspetta che ci metta una fascetta di elettricista, così non si ha. Mi sta strozzando. No, fidati che non c'è la spinale, non c'è da nessuna parte sta spinale. Forse sta facendo cima. Non è vero, sta a far coglione. Sta facendo cima, tanto non te la danno alla 104, quindi è inutile. Insomma. Ok, gliel'hai messo sto collare? Sì, la supposta? Sì. Ok. Non ci arriva. Quella più tardi. Posso scendere? No. Come no? Scendi. Posso? Mi fido del Barzone. Vai, aiutiamo, aiutatelo. Ma aiuti in più della dico di me. Io. Posso sapere un'altra? Come? Ci sono dei colleghi? Sì. Sono dei colleghi che sono 20 minuti che hanno chiamato il 118. Un altro intervento ancora non è arrivato. Ma detto tutto. Facciamo una cosa adesso, stabilizziamo, no, anche lui. Sono tutti da licenziare questa, cioè. Li stabilizziamo anche lui, che tanto anche lui non era conciato, e cerchiamo di tirarlo fuori. Così vai, almeno anche là ci lo liberiamo, se no ciao. Collare, perché non chiamato, sono aspettato, richiamiamo lì. E me l'ambulanza okay. Non arriva più. No, neanche per me. Scendi. Ok. Metti di accanto al tuo friend. Le gambe non mi fanno male. Ha solo un po' di torcicollo. Niente, ora ti passo. Sì, penso che mi metto una di quelle fasce che mi riscaldano un no, po'. No, gli prendi due o tre bustine di yogi, una presso allora, l'altra. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Adesso gli diamo una raffreddata, poi cerchiamo di metterlo l'auto più a bordo possibile. Ok. Dagli una raffreddata. Vabbè. Barzan. Io ti dico che tra 5-10 minuti io stacco. No, servizio. Adesso finiamo questo intervento e me ne vado. Vabbè, pure tu? Sì. Sì, mandiamo tutti tra poco. Io da solo il resto. No, sono autoscala, non c'è la spinale, c'è il toboga. Com'è stata allora? Boh, cerchiamo di spingerla al lato. Avete visto in che condizione avete messo la macchina? No, guarda che noi non stavamo. Andiamo, anche i caratteri sono così forti, oh. Stacco il naspo. No, stacchiamo la batteria. Ma già l'avevo staccata. L'avevo staccata questa. Già l'avevo staccata la batteria. Quindi stacco? Sì, sì. Chi? No, non lo so. Non lo so. Speriamo. Brava, non ce la facciamo anche noi qui. Poi quando ritorniamo dobbiamo staccare. E tutti dobbiamo staccare quando torniamo. La macchina la posso far rimuovere, Barzone? Sì, richiamate pure l'ACI, ditelo bene. Sì, ok. L'ACI se n'è andata. È lì, è arrivato. Ecco. Si è nascosta. E si è nascosta, sta a pazziare a nascondini. Chi è che conta? Ma si è schiacciato leggermente il ginocchio e non riusci a tirare fuori, però quando mando... Vabbè, verifichiamo noi, se vediamo se c'è un problema. Allora, prego, i conti prego, fino a 6, per piacere.
1001, 1002, hanno detto che è 20 minuti che aspettano un'ambulanza. 1500, 1600. Ok, al contrario. 1600, 1500, 1400, 1300. 1-2, 1-1, 1-0, 1-1, 1-2. Mi dica sui pari. Come? Sui numeri pari, sempre fino a 6. Collega, non ti preoccupare, non, sta non bene. So la matematica. Allora, facciamo una cosa. Mi serve giustamente solamente un suo documento, poi la lasciamo andare, se si sente bene. Tenga. Confermo. Non ho ricevuto nulla. Tempo. Tiziano Rog, tu dico che sei. Vieni, vieni! Vabbè. Tiziano Rock. Io sono senza parole stasera. Dai, forza! Sposto vieni, io, vieni! Vai, 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 vai! Vai, 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 gira un po' a sinistra! Sinistra, girati a sinistra! Niente, che siamo pieni. Girati a sinistra! Dopo un po' il guardrail, però, Sì, un lavoro. Ma ho fatto. Vabbè, buona, bando... buona, 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 buona. Sì. Chi ha fatto il bando in polizia? Io. Pure lui, fantastico. Collega, com'è che ti chiami tu, scusami? Bruni! Come? Leonardo Bruni. Ah, Leonardo Bruni, no, ok. Sì. Ok, è uscito di servizio, Canterville. Optimus Prime? Ah, ok. A lei? Ma lei arriva in Ah, ok, no, pensavo. Barzo. Oh, dimmi. O 7 se vuole bene, sì. Sì. Ma no, minchia, ma ci tocca chiamare il ghost, guarda. No. Marzona, lascia incapace. La lasciamo là. No, guarda, fai una cosa, togliti. No, vedi come sta. Aci picchia. E qualcuno me l'ha spinta mentre la spingeva. Allora, fai così, avvicinati più che puoi, col culo, qua, e riesci a caricarla. Toglietevi dalle balle. Ma non so cosa. Sì, sì. No. Niente, prego, Aci. Vabbè. Oh, ma il dito, perché a me? Oh. Perché mi hai fatto il dito? Brava al meccanico. Meccanico? Interrogativo, posso uscire un range quando sei urgente? Sì, affermativo. No, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Vabbè, tranquillo, vai, vai, tranquillo. Che facciamo noi, rientriamo? Sì, sì, ce ne andiamo. Yeah. Agenti, la macchina l'hanno... Mi senti? Sì. È da una stretta di mano. Ah, ok. La macchina l'hanno caricata, i due soggetti lì stanno abbastanza bene, quindi noi possiamo anche rientrare e liberare la strada. Va bene, ricevuto, grazie. Grazie mille a voi ragazzi, buona serata, buon servizio. Ciao Tizia, vado. Agente, grazie mille del supporto, grazie. Arrivederci. Grazie Simo. Ciao Tizia, ciao ciao. Boh, andiamocene in caserma, raga. Sì, sì. Prima terminato e fa rientro. Guarda che cosa ho trovato. Guarda cosa ho trovato. No, cazzo. Ce l'ho anch'io quello. No, ho sbagliato. Ah. Incendio enorme. No, neanche. No. Bellissimo. Non
Ci sta, eh. Bello, bello. Stacca, stacca, guardi. Vabbè, per far spostare le macchine. No. Comunque quella è la sirena originale del MAN. Quindi se in caso tra qualche anno ci dovessero mandare il MAN, quella è la sirena. Non possiamo mettere la pneumatica che c'ha il Defender del SAF. No, Barzone. Lo so, però come si fa a mettere quella? Devono farla. E come fai? Casomai tu vai dai tuoi colleghi che tengono il MAN, la registri e la mettiamo. Ma come fai a metterla anche se la registro? Vabbè, si deve fare. Si devono fare, come cazzo si chiama? Aspetta. Come si chiamano? Aspetta, quei RPF, fai la RPF. Però non lo so fare io, cioè lo deve fare uno che sa fare i veicoli. Chiama la BAI e chiedi. Esatto, chiamiamolo. Chiama la Magirus, chiama la BAI, ma chi cazzo vuoi tu? Anche la municipale. Ma si dice Magirus, Magirus, com'è che si dice? Io so che si dice Magirus. Magirus? Barzano, com'è che si dice? Boh, noi la chiamiamo Magirus. Magitrus. Che significa? No. Magirus, che significa? Niente, che cazzo... È un nome tedesco, ringoglionino. Guarda questo! Dove cazzo va? No, sono volontari, vaffanculo! Sti figli a buttare! Volontari! Io ho fatto uno scorreggio, mi sta fumando il culo ancora. Ciao. Oh, ragazzi, buonanotte! Buonanotte, ciao, buonanotte a tutti! Montante. Engineering distaccamento. Noi stiamo staccando tutti, ciao caro. Ciao. Oh, siamo in due. Ragazzi, una buona serata a tutti. Grazie di esserci stati.